Cosa dovevamo fare? Progettare un master. Lo avete fatto? No, ma abbiamo pensato a un percorso di moduli didattici e di eventi che comunicano in uno spazio virtuale. Che differenza c'è? Il percorso non è professionalizzante, ma dà gli strumenti per rispondere a una domanda di interesse generale. Come la mettiamo con il fatto che SOS non rilascia titoli di studio? Cerchiamo di aumentare la sua reputazione con una forte comunicazione della domanda. Puntiamo sui metodi e sulle competenze innovative della comunità SOS. Rafforziamo al massimo il legame con il territorio. Come rafforziamo questo legame? Organizzando una serie di eventi, incontri, mostre, dibattiti con le scuole, coprogettati con gli attori locali. Qual è il carattere innovativo dei corsi SOS? Sono coprogettati da studenti, da esperti e dalla comunità SOS. I crediti formativi misurano le capacità, le passioni e i desideri, oltre che le competenze. E le iscrizioni possono essere pagate con un sistema di crediti. Qual è l'esito del percorso? Allora, la produzione della risposta, facendo convergere i risultati della didattica attraverso, per esempio, pubblicazioni, mostre o la creazione di un evento finale. E come si sostiene tutto questo? Con le quote di iscrizione ai corsi, utilizzando il sistema di crediti e attraverso un finanziamento iniziale da parte di partner esterni, pubblici o privati, insieme ai quali si andrà a costruire la domanda. Non mi piacciono.